Un'altra bella novità Kawasaki è la Ninja 650, che prende il posto della ER6F, ve la ricorderete sicuramente. Quindi motore è lo stesso, bicilindrico in linea di 650 cm3, ovviamente aggiornato, e non solo per rispettare la Euro 4 ma anche per modificare l'erogazione per renderla un po' più brillante. Il look chiaramente tutto nuovo, più aggressivo, per rendere onore al nome Ninja che porta stampigliato sulla carena. E quello che c'è di veramente nuovo è il telaio, completamente ridisegnato sia per quello che riguarda il forcellone che per quello che riguarda la parte centrale, per un risparmio di peso molto consistente, a tutto vantaggio della dinamica di guida chiaramente.